presente? Sì. Ok, perfetto. Allora, noi non abbiamo nessuna demo da far vedere, non abbiamo nemmeno gingilli costosi in azienda da portare alle presentazioni, quindi abbiamo preparato semplicemente un'altra presentazione. E siccome siamo quelli che alla fine chiudono questo evento, abbiamo pensato di raccontare una cosa che poi ho visto a molti di voi interessava, perché nelle pause siete venuti a chiedermi cose di questo tipo, e cioè capire un attimino ma poi com'è la vita da game developer, cioè chi fa questo di lavoro, di mestiere, come vive, cioè quali sono le cose tipiche che succedono ad un game developer. E tra l'altro, parentesi, prima di andare avanti con la presentazione, però in realtà abbiamo portato qualche gadget, quindi dopo potete avvicinare Andrea per prendervi una spilletta, e tra l'altro durante la presentazione girerà tra di voi e regalerà delle magliette in maniera random. Ok? Spillette? Sì, ci sono le spillette, vero? Se sì, ce l'ha qualcuno là dietro. Ok, e quindi vita da game dev in 10 level up, quindi vi racconterò attraverso 10 episodi che ci sono successi, che ci sono capitati, com'è la vita da game dev, perché l'ho chiamato in 10 level up, perché molto spesso poi a questi episodi corrisponde anche un insegnamento, qualcosa che capisci, un errore che non fai più e così via, quindi un progresso che fai durante la tua vita da game dev. E quindi qual è la domanda a cui voglio cercare di rispondere, che qualcuno mi ha fatto prima in privato, è: ma com'è fare i videogiochi? In realtà ci sono due risposte a questa domanda, cioè una risposta breve e una risposta lunga. La risposta breve è come essere su una montagna russa, su delle montagne russe, e quindi è un alternarsi continuo di emozioni, perché è una cosa molto divertente ma anche molto complicata, una cosa molto difficile, che ti fa vivere momenti di gioia e momenti di sconforto, anche uno dietro l'altro. E quindi proprio come succede su delle montagne russe. E la risposta lunga invece la vedremo in questi 10 step, in queste 10 slide. Attraverso 10 momenti, chiamiamole così, oppure emozioni. Vi giuro, questa è l'unica slide con tutto questo testo. Questa è una recensione che ci è stata lasciata al nostro gioco sul Windows Store qualche settimana fa, e la vorrei leggere con voi perché è simpatica. La recensione dice: veramente una cagata pazzesca, e voi che dite che è bellissimo, figo, eccetera, non sapete proprio come sia il gioco. Prendete un Android e vedete che giochi veramente stupendi ci sono, fottetevi voi e queste minchiate di gioco, che tra l'altro manco tradotte, i Windows Phone sono lontani anni e anni luce da Android e iOS. E questo che momento è nella vita di un game developer? Questo è il momento...
E poi ci sono momenti di questo tipo, dialoghi tra di noi, ufficio, cose del genere. Oh mio Dio ragazzi, non ci credete, abbiamo appena fatto 8.000 euro in 3 ore. E l'altro risponde, no, ho appena controllato, non sono una pizzeria, ci hanno craccato il gioco. Questo è il momento. Il momento pensavo di avercela fatta, cioè in tutti i game developer, soprattutto quelli all'inizio. Ed è quel momento nel quale ti gasi così tantissimo per una cosa che è successa, tipo quello è un caso reale, è successo veramente che un giorno abbiamo fatto 8.000 euro di acquisti in app in poche ore ed eravamo gasati a 1.000. Che cazzo sta succedendo? Siamo per diventare ricchissimi? Eh no, semplicemente avevamo craccato l'app, quindi ancora una volta lezione imparata, level up. E poi ci sono altre situazioni molto simili, sempre dialoghi in ufficio tra di noi che dicono più o meno qualcosa del genere. Ragazzi, non ho visto i download ieri, come sono andati? Come lo disse? Abbiamo fatto più di 10.000 download in un giorno. E questo che momento è? Questo è il momento... stavolta ce l'ho fatto sul serio, è uguale al momento precedente. E cioè, i game developer, soprattutto quelli indipendenti, soprattutto quelli all'inizio, prendono qualsiasi segnale, anche piccolo, per pensare che ormai stanno avendo successo, che le cose stanno andando sulla strada giusta, è fatta, ce l'abbiamo fatta, e quindi anche un evento come 10.000 download, che poi scoprirete che non significa assolutamente niente fare 10.000 download in un giorno, viene preso con un piccolo segnale per dire, cazzo abbiamo fatto successo un'altra volta, e in realtà no, ancora una volta scopri che in realtà non è quello che significa successo, magari che quei 10.000 download non significano proprio niente, quindi per l'ennesima volta, lezione imparata, level up. E poi ci sono cose di questo tipo, sempre dialoghi tra di noi, magari la parte dei programmatori, ma ho appena aggiornato l'app, c'è ancora quel bug strano. Come c'è ancora? Perché non l'hai corretto? E questo è il momento, ma lo devi farlo tu. È il momento, ma lo devi farlo tu. E quando all'interno di un team c'è mancanza di comunicazione, è questo caso, soprattutto nelle start-up, soprattutto quando siete pochi e tutti devono fare un po' di tutto. E quindi lui per scontato, apposta questa cosa la fa lui, quindi possiamo mettere l'update online. L'altro sta dicendo, no, apposta questa cosa l'ha fatto lui, possiamo mettere l'update online. Poi metti l'update online, questa cosa non l'ha fatta nessuno, lo scopri quando è troppo tardi. E quindi ancora una volta, level up, lezione imparata. E poi ci sono anche casi come questo, anche questo è un caso reale, sempre molto particolare, specifico per i programmatori. Ed è tipo, ho appena completato lo script che cancella gli utenti, lo sto provando in questo momento. Ah, perfetto, ok, ma lo sto provando sul tuo computer, vero? E questo è il momento, oh mio Dio, cosa ho combinato? Come ti rendi conto che in realtà quello script che stavi provando, lo stavi provando in rete, non sul tuo computer, lo stavi provando sul gioco in introduzione. E questa è una roba che capita spessissimo, ancora una volta, soprattutto alle start-up, soprattutto quando magari stai facendo quelle cose di sera tardi o nel weekend, non vedi l'ora di andarti, dice ho completato lo script, però posso da mettiamo online senza che lo testo, tanto funziona sicuramente. In realtà no, non funzionerà sicuramente, lo scopri quando è troppo tardi. E quindi ancora una volta, lezione imparata, level up. E poi ci sono anche discussioni di questo tipo in ufficio. Hai presente quella funzionalità che pensavamo fosse fighissima e sulla quale stai lavorando da 3 mesi? Sì, non la mettiamo più, abbiamo deciso di non metterla più. E questi sono i momenti che io ti odio. Il momento che io ti odio è quando il team si focalizza su una cosa che all'improvviso diventa per qualche motivo la cosa più importante, la feature più importante di quel gioco. Tutti quanti pensano che sia la cosa che farà svoltare, ci spendi sopra dei soldi, ci metti delle persone a lavorare e sei così focalizzato su quella cosa da perdere la visione d'insieme e ti rendi conto che magari quella cosa non era così importante come pensavi e quando te ne rendi conto è troppo tardi perché c'è stata cattiva progettazione all'inizio, te ne rendi conto solo quando quella cosa ormai la stavi quasi completando, hai sprecato del tempo, delle risorse e magari anche dei soldi per lavorare su quella feature. E quindi ancora una volta, lezione imparata, level up. E poi ci sono momenti di questo tipo, soprattutto all'inizio, ragazzi, ci credo, trovate l'email, wow, il nostro primo utente pagante, bellissimo. E questo è il momento, qualcuno ha davvero pagato per il nostro gioco. Questo è il momento, qualcuno ha davvero pagato, è un momento, è una sensazione a metà tra la gioia e lo stupore e l'incredulità, perché non lo sa, cioè, come hanno pagato veramente per il nostro genere, qualcuno ha comprato i cristalli, ha speso un euro per comprare i cristalli viola dentro per ancora, cioè, è bellissimo, l'aspettavi da mesi questa cosa, poi quando capita la prima volta, a me tra l'altro è capitato tipo il secondo giorno che il gioco era online, eravamo incredibili che questa cosa stesse succedendo sul serio, quindi che delle persone effettivamente stavano pagando per il nostro gioco.
E in realtà poi è una sensazione bellissima ed è una delle cose che ti dà maggiore soddisfazione quando fai questo lavoro. E level up. E poi ci sono, capitano anche queste cose, questo l'avete visto anche nella presentazione di stamattina per chi c'era, capita anche che ti trovi magari in competizioni, delle gare con altre aziende, come è capitato a noi al Premio Nazionale dell'Innovazione, quindi sei in competizione con altre 64 aziende che arrivano da tutta Italia, delle migliori università italiane, e fanno delle robe assurde che manco sai pronunciare, come healthcare, nanotecnologie e così via. E poi chi sale sul palco al primo posto di questa cosa? Dei ragazzi di Salerno che fanno i videogiochi. Questo come lo chiamiamo? Questo lo chiamiamo il momento. Abbiamo fatto il culo. Giovanni ha mostrato quanti premi hanno vinto loro. Questo è un tipo di soddisfazione diversa per chi fa questo lavoro, diversa da quella di quando vedi il tuo primo utente pagante. Questo è quando sei in competizione con altri che fanno cose come la tua o magari cose diverse, come era capitato a noi, e tra tutti quanti scelgono proprio te. Ti arriva quel segnale che tu pensavi di essere uno sbarbatello, non è il mio caso, uno sbarbatello che faceva i videogiochi, in realtà poi scopri che la gente veramente crede su di te, ci sono delle giurie, hanno votato e hanno scelto te. E questo è un altro momento importantissimo. Level up. E arriviamo all'ultimo. E ti capita poi a volte di sentire dialoghi come questi o di vedere scene come queste, due persone che parlano, una fa: ho appena comprato un Windows Phone, ah, e com'è? Ho scaricato giusto qualche gioco, mi piace molto un certo Dengue Chronicles. Questo che momento è? Questo è il momento, quello l'ho fatto io. Il momento quello l'ho fatto io è quando ti capita di vedere delle persone che non conosci, magari sei in strada, sei all'università, sei da qualche parte, e vedi persone che hanno un telefonino in mano e solo quel telefonino c'è aperto il tuo gioco in quel momento e stanno parlando del tuo gioco e stanno provando del tuo gioco. E io non lo so com'è avere un figlio, ma vedere tutte le volte è veramente come se quello fosse tuo figlio, non so come dire, la sensazione di vedere qualcosa di tuo. E questo era l'ultimo dei level up numero 10. E quindi siamo partiti con le montagne russe, quindi avete visto, cioè, ci sono momenti di sconforto, momenti di delusione, ma anche momenti bellissimi, emozionanti e così via. E quindi alla domanda iniziale, come fare i videogiochi, posso solo dire che forse è il più bel lavoro del mondo.